Incontri ravvicinati non è solo un libro, è un'esperienza. Immaginate un vivace carnevale, l'aria frizzante di energia, piena di colori e suoni che catturano i sensi, risate e musica che riempiono l'aria, creando un'atmosfera di pura gioia e celebrazione. Ora, sostituite le giostre con conversazioni accattivanti, dove ogni parola è un giro di montagne russe emozionali. Invece dello zucchero filato, assaporate le intuizioni di menti brillanti, ogni pensiero un dolce da gustare lentamente. Questa è l'essenza del mio lavoro, un viaggio attraverso idee e visioni che cambiano il mondo. Riunisco un cast eterogeneo di personaggi leggendari, ognuno con una storia unica da raccontare. Provengono dal mondo del cinema, della letteratura e oltre, unendo le loro voci in un coro di creatività. Ogni incontro è un'occasione per intravedere il loro genio, momenti fugaci di brillantezza che illuminano la nostra comprensione. Monda è un abile direttore di pista in questo carnevale di idee, orchestrando ogni conversazione con maestria. Ci guida attraverso conversazioni intime, dove ogni parola è un passo verso una comprensione più profonda. Ascoltiamo di nascosto momenti di pura onestà e profonda riflessione, scoprendo verità nascoste e pensieri sinceri. Il libro è una testimonianza del potere delle connessioni umane, un legame che si forma attraverso le pagine e le parole. È una celebrazione del potere duraturo dell'arte e della narrazione, un tributo alla capacità delle storie di unire le persone. Attraverso questi incontri siamo invitati a vedere il mondo con occhi nuovi, a scoprire prospettive che non avevamo mai considerato. Siamo sfidati a pensare in modo diverso, a mettere in discussione le nostre convinzioni e ad abbracciare nuove idee. Incontri ravvicinati è un invito a una grande avventura intellettuale, un viaggio che ci porta oltre i confini del pensiero convenzionale. È un promemoria del fatto che ogni incontro racchiude in sé il potenziale per una scoperta. Preparatevi a essere sorpresi, a trovare meraviglia in ogni conversazione. Siate pronti a essere messi alla prova, a confrontarvi con idee che sfidano la vostra visione del mondo. Soprattutto, preparatevi a essere ispirati, a trovare motivazione e passione in ogni parola e incontro. La lista degli ospiti di Incontri Ravvicinati si legge come un chi è chi delle icone culturali. Ogni nome evoca un mondo di creatività e innovazione. C'è il leggendario regista, Martin Scorsese, noto per la sua capacità di trasformare storie in capolavori cinematografici. La sua passione per il cinema traspare dalle pagine, rivelando un uomo profondamente innamorato della settima arte. Incontriamo l'enigmatica scrittrice, Toni Morrison, la cui prosa ha toccato il cuore di milioni di lettori. Condivide le sue intuizioni su razza e identità, offrendo una prospettiva unica e potente. Il celebre artista, David Hockney, discute del suo processo creativo, svelando i segreti dietro le sue opere iconiche. Questi sono solo alcuni dei notevoli individui presentati nel libro di Monda, ognuno con una storia affascinante da raccontare. Ogni conversazione offre una finestra sulle loro anime creative, permettendo ai lettori di entrare nel loro mondo. Monda ha la capacità di porre le domande giuste, quelle che rivelano le verità nascoste dietro le opere. Scava a fondo nel loro lavoro, esplorando le motivazioni e le ispirazioni che li guidano. Esplora i loro percorsi personali, tracciando le esperienze che hanno modellato le loro vite e carriere. Scopre le esperienze che hanno plasmato i loro punti di vista, rivelando le influenze che hanno definito il loro lavoro. Il risultato è un arazzo di voci, un mosaico di esperienze e prospettive diverse. Sono diversi per background e discipline, ma condividono una passione comune. Eppure, sono uniti dalla passione per la loro arte, un desiderio ardente di esprimere se stessi. Sono guidati da un desiderio condiviso di dare un senso al mondo attraverso la loro arte, di comunicare qualcosa di profondo e significativo.
Le loro storie sono una testimonianza del potere della creatività umana, un tributo alla capacità dell'arte di trasformare e ispirare. Monda non si limita a intervistare i suoi soggetti. Si impegna in un vero e proprio dialogo con loro. Ascolta attentamente. Pone domande stimolanti. Non ha paura di mettere in discussione i loro punti di vista. Questo approccio crea un'atmosfera di intimità e fiducia. Sentiamo i soggetti parlare in modo schietto. Condividono aneddoti personali. Rivelano le loro vulnerabilità. Si confrontano con questioni complesse. Le conversazioni sono spontanee e autentiche. Questo le rende ancora più avvincenti. La voce di Monda è presente in tutto il libro. Agisce come una guida per il lettore. Fornisce contesto e informazioni di base. Ma non mette mai in ombra i suoi soggetti. Comprende che la forza del libro risiede nelle loro parole e nelle loro storie. Sezione 4. Un uomo di lettere e cinema. Antonio Monda è straordinariamente qualificato per curare una tale raccolta di incontri. È un uomo dai molti talenti. È uno scrittore, un professore e un critico cinematografico. Si muove con disinvoltura tra il mondo della letteratura e quello del cinema. Apporta una profonda conoscenza di entrambe le forme d'arte al suo lavoro. Monda ha insegnato presso prestigiose istituzioni come la Columbia University. Ha scritto diversi romanzi acclamati. È direttore artistico della Festa del Cinema di Roma. Questa carriera poliedrica gli ha conferito una prospettiva unica sul processo creativo. Lo ha portato a contatto con alcune delle menti più brillanti del nostro tempo. Sezione 5. Scorci intimi. Verità eterne. Incontri ravvicinati è ricco di aneddoti e intuizioni memorabili. Ogni storia ci offre una finestra unica nel mondo di questi artisti straordinari. Scopriamo il fascino infantile di Scorsese per i film. Da bambino trovava rifugio e ispirazione nelle storie proiettate sul grande schermo. Parla di come trovava conforto nella sala buia del cinema, un luogo dove poteva sognare e immaginare mondi nuovi. Morrison condivide i suoi pensieri sul potere del linguaggio. Le sue parole hanno la capacità di trasformare e dare voce a chi non ne ha. Discute dell'importanza di dare voce agli emarginati, sottolineando come la letteratura possa essere uno strumento di cambiamento sociale. Hockney riflette sulla relazione tra arte e natura. Per lui, la bellezza del mondo naturale è una fonte inesauribile di ispirazione. Questi scorci intimi sulla vita di queste icone sono profondamente toccanti. Ci permettono di vedere oltre la loro fama e successo. Ci ricordano che anche gli artisti più acclamati sono esseri umani, con le loro vulnerabilità e insicurezze. Hanno affrontato sfide e superato ostacoli, proprio come tutti noi. Le loro storie di perseveranza sono fonte di ispirazione. Sono stati plasmati dalle loro esperienze, che hanno contribuito a formare la loro visione artistica e il loro approccio alla creatività. Ancora più importante, le loro storie offrono profonde verità sulla vita, sull'arte e sulla condizione umana. Ci insegnano lezioni preziose. Ci ricordano l'importanza di rimanere fedeli a noi stessi, di seguire il nostro cuore e le nostre intuizioni. Ci incoraggiano ad abbracciare le nostre passioni, a dedicare tempo ed energia a ciò che amiamo veramente. Ci sfidano a non smettere mai di imparare e crescere, a essere sempre curiosi e aperti a nuove esperienze e conoscenze. Sezione 6 di incontri con noi stessi.